stagionale. Poi, come altri risultati per Fischer, un terzo posto nella gara a inseguimento della terza settimana in Italia dell'anno passato. Intanto arriva anche René Catrinussi, che sembra spingere molto bene, a 16 secondi di vantaggio. Ma seguiamo René Catrinussi. Pulito come la neve, se ne va. Guardate il bersaglio di René Catrinussi, è completamente bianco, non ci sono sagome aperte, senza errori. René Catrinussi dà subito un volto chiaro alla sua gara, va in testa dopo la prima serie di tiri dietro, e sono anche per lui già al chilometro 700 metri almeno quasi 10 secondi. Poi abbiamo Enrico Tac, l'ultimo dei quattro azzurri a partire, sono più di 10 secondi, 12 secondi, quasi 13 di ritardo per Sven Fischer. Mamma mia, com'è partito René Catrinussi. Signori, forse io esagero, guardate il tempo. Prendete a riferimento l'8:17.9 di René Catrinussi. Guardate quando incomincerà a sparare Sven Fischer. Finisce la sua serie, ma a questo punto René Catrinussi era già transitato al rilevamento cronometrico. Comunque è pericoloso Sven Fischer, senza errori, dopo dire. Siamo forse al momento più importante della gara per l'Italia. Non ci potete credere, nemmeno io. René Catrinussi è già arrivato al secondo impegno al poligono. Io me ne sto bello zitto. Che non lo dico, pazzesco! 5 su 5, questa è medaglia, signori. Io lo dico, quando è appena cominciata la gara, René Catrinussi ha già prenotato il podio. Che facciano quello che vogliono gli altri, non ce n'è oggi. René Catrinussi è tornato il fenomeno capace di vincere due volte in Coppa del Mondo. Poi voglio ricordare un piccolo particolare: l'ordine d'arrivo di oggi determina l'ordine di partenza. Mi ha così confessato prima della gara, pochi minuti prima della gara. È già fatto, perché un piazzamento nei 10 di sicuro ce l'ha René Catrinussi. Però vediamo Raffaele Poré al poligono. Questo è un momento importantissimo per la gara anche di René Catrinussi, oltre che per i mondiali, per la Coppa del Mondo, per tutto quanto. Un problema subito dopo il primo tiro centrato per Raffaele Poré, un perfezionista. Ha sentito che qualcosa non andava, ha voluto controllare il mirino. Senza errori Raffaele Poré, quindi in gara il francese, che però stranamente ha impiegato più del solito a uscire dal poligono. È dietro anche René Catrinussi, dovrebbe andare davanti a Sven Fischer il francese. È così, ha aumentato il suo ritardo, però è ancora lì a un tiro di schioppo da René Catrinussi, 6 secondi e qualcosa, soprattutto i due norvegesi. Eccolo qua, lo rivediamo René Catrinussi agli 8 km 300 metri, mi sembra un po' appesantito in questo momento, però attenzione, mi sembra un po' appesantita la sua azione in questo finale di gara. Sta stringendo i denti René Catrinussi, sa di avere una grossissima occasione, questo è il tratto più impegnativo. Sentite come per fortuna non hanno fatto mancare il loro appoggio, il loro aiuto come sempre. Ma attenzione a Sven Fischer, seconda serie di tiri per il tedesco, c'è margine per lui, però questa è la prova più difficile da affrontare, quella in piedi. Va alla caccia del tempo di René Catrinussi. Parte bene da destra Sven Fischer. Però prende tempo Sven Fischer. Non lo ha fatto invece René Catrinussi, è stato perfetto, grandissima confidenza e sicurezza. Comunque c'entra il secondo bersaglio, anche il terzo. Sbaglia!
sbaglia Sven Fischer, quindi lui se ne va da... è il primo spauracchio, se ne va da René Catrinucci. Scusate se faccio un po' il tifo, però è tutta la stagione che aspetto anch'io un podio come tutti gli azzurri. Arriva Patrick Favre, il primo impegno al podio. Peccato per l'errore di Patrick Favre, comunque anche lui c'era, anche lui in grandissimo. Eccolo qua René Catrinucci, un arrivo completamente differente rispetto a quello di Pavel Rostechev, a quello di Alvar Danevold, che avevano ancora tantissime energie. Lui è arrivato sulle gambe praticamente. Guardate, ecco Poiré, secondo impegno al poligono, qui già si gioca un podio, si gioca un pezzo di podio René Catrinucci. E attenzione al tempo di Poiré, mamma mia com'è andato nel secondo giro. Sbaglia Raphaël Poiré, secondo errore di Poiré, clamoroso al tiro. Un errore per Willy Paluber. Chi non ne ha commessi invece è Maluins, Derchak e Maigorov. Attenzione a Viktor Maigorov con il 56, ma soprattutto attenzione a Pavel Rostechev, l'eterno piazzato che oggi vuole smentire la sua fama di mai vincente, o quasi mai, ha vinto solo una volta in carriera. Attenzione a Pavel Rostechev, attenzione al russo, mamma mia, arrivano i primi guai e andrà davanti Pavel Rostechev, e ho paura che sarà davanti anche alla fine della gara. Pavel Rostechev ha avuto una splendida gara e ha 10 secondi più e più di vantaggio su René Catrinucci, e dovrebbe aumentare il suo vantaggio, che potrebbe diventare molto pericoloso. E Zdeněk Vítek, ma ci fanno vedere prima l'arrivo di Raphaël Poiré, vediamo quanto ha beccato Poiré. Si è fermato il tempo, anche lui potrebbe essere molto pericoloso. Esita sull'ultimo bersaglio Maigorov e perde almeno 10 secondi. Apre male Gjelland. Comunque senza errori, senza giri di penalità Viktor Maigorov, che però è in ritardo. Un giro di... eccolo qua il nuovo leader della gara, Pavel Rostechev, che sulla salita ha davvero un altro passo rispetto a René Catrinucci e andrà aumentando il suo vantaggio. Mamma mia che ritardo che becca Catrinucci da Pavel Rostechev. Guardate che cosa ci hanno preparato, ci stanno dicendo dove si trova in questo momento Pavel Rostechev, che ha un vantaggio pauroso, ha guadagnato 20 secondi e anche lui può diventare pericoloso. Frank Luke è lento sugli sci. Attenzione a Björdalen, prima serie di tiri per lui, sbaglia Björdalen. Gara tutta in salita per il norvegese. Secondo errore per Björdalen, senza errori invece Luke senza errori, dovrebbe finire di tiri ancora virtualmente secondo, io credo. Eccolo qua Pavel Rostechev arrivare al traguardo, è lui, io credo, la medaglia d'oro di questa sprint maschile. Guardate quanto ha recuperato su René Catrinucci, mamma mia quanto ha recuperato, altri 13 secondi. Ed è lui che ha già prenotato un'altra medaglia. Frode Andresen al chilometro 700 metri, il suo tempo è dietro, il suo tempo è inferiore anche a quello di Poiré. Ultimo momento di stagione, vediamo Björdalen a metà gara, Björdalen è nono, nonostante due errori, attenzione perché può essere ancora molto, ma molto pericoloso, mamma mia. Egil Gjelland, seconda serie di tiri, qualche problema con la carabina. Intanto c'è anche Frode Andresen, seguiamoli tutti e due. In alto Andresen nell'inquadratura più allargata, Gjelland, i due norvegesi. Per Andresen la prima serie di tiri, per Gjelland la seconda. Andresen apre male Frode Andresen. Quindi ancora una volta errori al poligono per Andresen. Due errori, come Björdalen anche
Frode Andresen ha commesso due errori. Io direi che a questo punto forse l'analisi della gara di René Catarinussi ci spinge a dire che è andato troppo forte nel primo giro. Io credo che sia andato troppo forte nel primo giro, è un po' una sua caratteristica. Gelland con 54 secondi di ritardo, posizioni, è andato molto bene nell'ultimo giro, però non è riuscito ad avvicinare le primissime posizioni. Un errore anche per Anevold che però è lento. Intanto attenzione a Björdalen, ultima serie di tiri e sbaglia ancora due errori, niente da fare. Tre errori per Björdalen, mamma mia, butta via un'altra medaglia mondiale. È davvero un tabù per lui il mondiale. Grande deluso a Oslo e grande deluso in questa prima giornata con tre errori consecutivi nella seconda serie. Ha limitato i danni, però è un ritardo pesante. A questo punto René Catarinussi sicuramente non deve temere Björdalen e credo che il podio dovrebbe arrivare perché 8 km 300 metri è sesto e non è lontano da René Catarinussi, però ormai non c'è più molto tempo per recuperare la parte di salita più importante in Italia nel 95, ma arriva Gielland ed è dietro a René Catarinussi, se la gioca con Fischer spodestato dal podio per soltanto in Austria a Feistritz in entrambe le occasioni nello sprint. Attenzione, cerchiamo Andresen che non può più, io credo, giocarsi la vittoria, ma potrebbe soffiare il podio a Catarinussi oppure a Gielland. Partito molto deciso, però sbaglia il terzo bersaglio e anche il quarto. Che sprecone che ha questo Frode Andresen. Si sono arrabbiati tantissimo i suoi compagni di squadra, Dante Selva, quando praticamente ha buttato al vento la possibilità di vincere la staffetta. E dire che Björdalen ce l'ha messa tutta in ultima frazione per recuperare il danno causato da Andresen. Ripeto, non è la sua gara lo sprint. Dopo la seconda serie di tiri, seconda serie di tiri nelle primissime posizioni, nelle prime quattro, non è cambiato praticamente nulla da parecchio tempo. Rostechev, Catarinussi, Purunen e Fischer. Attenzione però ad Anevold. Attenzione ad Anevold. 5 su 5, è stato velocissimo al tiro. Si gioca la sua possibilità per il podio. Se la gioca senza dubbio. Credo che non sia in pericolo il secondo posto di René Catarinussi, però se la gioca con Gielland. 50 secondi di ritardo da una follia. Björdalen al traguardo, guardate che roba. Olinar Björdalen è fuori dai 15. E attenzione perché questo è molto importante anche per la Coppa del Mondo. È vero che Poirier non è nelle prime tre. Mamma mia, come sta andando Anevold. Fa paura Anevold, mamma mia, non so se saranno 15 secondi di ritardo, speriamo che nell'ultimo tratto Catarinussi non abbia perso troppo. Oh mamma mia, Anevold, 15 secondi di ritardo su René Catarinussi quando alla sua conclusione della gara manca 1 km 700 metri, quindi se ne è Anevold ma è Andresen. Andresen che è partito un minuto e mezzo prima di Anevold, arriva con un minuto di ritardo. Checa alla conclusione della gara, siamo arrivati sullo sprint finale. Halvard Anevold è lì con René Catarinussi, siamo proprio sul rettilineo finale. Mamma mia ce la fa per niente. Ed è argento per René Catarinussi per meno di due secondi, mamma mia.